Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare di una situazione, devo dire, un po' particolare. Intanto sistemo qui un pochino di cose, eccetera, eccetera. Parto da un presupposto molto semplice. Il video in questione viene registrato non per andare a far polemica nei confronti di scelte della società, ma viene registrato perché è evidente che all'interno del contesto in cui noi ci troviamo abbiamo un problema nei vari reparti, cioè siamo in una fase del mercato molto delicata, all'interno della quale sicuramente non abbiamo ancora comprato giocatori che mi fanno dire wow, quindi giocatori che possano essere capaci di, insomma, rappresentare una svolta all'interno del campo, essere comunque dei titolari assoluti. Abbiamo fatto pochissimo a livello di mercato, però è arrivata un'offerta importante che potrebbe cambiare le cose. Non è dell'offerta in sé che bisogna parlare, perché comunque l'offerta che è arrivata è un'offerta dalla Premier League, quindi è un'offerta di una squadra, insomma, che ha sicuramente denaro, ma al tempo stesso è l'offerta di una squadra per un giocatore che non era, diciamo, pianificato che potesse, non era inserito, non era scritto che potesse andare in lista cessioni. Il discorso è che il problema principale è stato proprio toglierlo da quella lista lì, ma vi spiego un po' facendo un discorso generale per quanto riguarda ovviamente il centrocampo, con grande tranquillità, eccetera, eccetera. Ovviamente, insomma, dobbiamo parlare, quindi prima di iniziare, come al solito, cosa dovete fare? La solita, ragazzi, cosa? Quindi andare sotto, cliccare ovviamente sempre su iscriviti, mettere ovviamente un bel like sempre al video, attivare la solita campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati, mi raccomando, è veramente molto importante. Non vi dimenticate di fare questa procedura, perché ho notato che molte persone, diciamo, parlano di questa cosa. Ora, cosa molto importante è che voi ovviamente, se volete, ovviamente se vi sentite, insomma, se volete assolutamente farlo, basta andare ad aiutare in questo modo. Quindi basta fare questa semplice procedura per aiutare. Allora, il Bournemouth ha fatto un'offerta per McKennie. Ora, McKennie è un giocatore che noi negli ultimi anni abbiamo imparato ad apprezzare in varie vesti. Il discorso su McKennie va fatto in maniera diversa, perché McKennie è un giocatore che è arrivato qua qualche anno fa con la nomea di essere un elemento importante per il centrocampo a tre. Quindi è arrivato McKennie. Doveva inizialmente funzionare come mezzala di un centrocampo a tre, che è quello che Allegri gli ha fatto fare il primo anno in cui appunto ha avuto a disposizione McKennie. Il discorso è che quando io vedo giocare McKennie, e l'ho detto già in un altro video questa cosa qua, quando vedo giocare McKennie io vedo un giocatore tendenzialmente molto 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 sopravvalutato. Cioè tanta gente lo sta esaltando quest'anno dicendo: ah, che bello, teniamo McKennie, teniamolo perché comunque McKennie è un giocatore che potrebbe servire, eccetera, eccetera. Io non sono molto d'accordo con questa affermazione, semplicemente per un motivo. Io credo che McKennie sia un buon giocatore da squadra di metà classifica, niente di più, niente di meno. È un giocatore che comunque alla fine del discorso, se riesci a prendere e accedere, ti fai i soldi che ti puoi fare dalla cessione e non bisogna stare là a dire: ma però potevamo tenerlo, però potevamo fare. Perché alla fine del discorso tu il valore di McKennie l'hai visto. Cioè, McKennie, ragazzi, c'ha 26 anni, cioè è un giocatore nel pieno della carriera. Ora, vi ha mai dato l'impressione di essere un giocatore da top club? Cioè, avete mai visto McKennie in maniera tale da apparire come un giocatore da top? Io non l'ho mai visto, ok? Anche la scorsa stagione lui è andato via a gennaio dalla Juventus per andare in prestito al Leeds in Premier League. Il Leeds poi è andato male, tutto quello che volete, ma le prestazioni di McKennie, pure là, male. La sensazione quando gioca McKennie è che McKennie non abbia la testa, cioè è un giocatore che ha delle qualità sicuramente importanti, ma non ha la testa per cominciare a giocare in un certo modo. Quindi, se arriva un'offerta del Bournemouth e a me risulta un'offerta, insomma, lontana dalla valutazione della Juve, perché la Juve lo vorrebbe cedere, insomma, ad una cifra più alta, ma il Bournemouth sta chiedendo, sta cercando di, diciamo,
capire, sta facendo delle richieste alla Juve, qualora dovesse essere vera questa offerta del Barnaut che va a prendere McKennie, io direi di cederlo, così come si cede Zagaria, così come si cedono giocatori del genere che comunque sono stati errori. Ragazzi, possiamo metterla come volete. Io lo so che oggi va di moda dire no perché lui non è allenato bene, no, perché lui, però non è vero, perché questi sono giocatori che si sono allenati anche lontano da Torino, hanno giocato anche lontano da Torino. Zagaria è stato in prestito al Chelsea. Due allenatori diversi l'hanno messo in panchina. Il problema non siamo noi. McKennie è stato in prestito al Leeds, non ha fatto niente ugualmente. Cioè, quello che ti voglio dire è che non abbiamo attualmente tempo di metterci a prendere questi giocatori e di tenerli in rosa, perché qualora dovesse arrivare un'offerta per McKennie importante, attenzione a quello che ti sto dicendo, l'offerta per McKennie importante ti potrebbe aiutare da un punto di vista economico a prenderti un centrocampista un po' più utile di McKennie, perché se tu mi chiedi oggi McKennie che ruolo fa, è un mistero, perché non è una mezzala pura, non è un trequartista, né un mediano, né niente. Un giocatore che sa di nulla. E la cosa più grave per un ragazzo giovane come McKennie è arrivare ad un'età in cui dovresti già dominare a non avere neanche una posizione. Perché io lo so che voi dite, metà McKennie è una mezzala, deve essere schierato da mezzala. Ok, ma che tipo di mezzala è? Cioè, quanti tipi di mezzali ci sono? Non è che esiste la mezzala e basta. Dice, vabbè, una mezzala, la mettiamo live. Mezzala, esistono tanti tipi di mezzali, no? Con il fisico che ha lui e la tatticità, dovrebbe essere una mezzala che ti segna almeno 10 gol a stagione. Ok? Ha la capacità di segnare 10-15 gol a stagione? Non mi sembra, non è neanche così bravo. Cioè, ti voglio dire, è un giocatore che molta gente ha detto, no, teniamolo, perché hanno fatto bene a te, ma l'unico motivo per il momento McKennie è qui è perché non c'è stata un'offerta all'altezza, te lo voglio ripetere per l'ennesima volta. Quindi non facciamo discorsi su McKennie come se McKennie fosse incedibile, perché attualmente di incedibili alla Juve ce ne sono pochissimi. E questo, McKennie non è McKennie, allora no, facciamo un discorso diverso. McKennie non può essere giudicato incedibile. Attualmente non può essere giudicato incedibile. Questa è una cosa che hanno detto i principali testate, che se comunque c'è un'offerta del Barnot, la Juve potrebbe valutarla. Poi un'altra cosa, io dico una cosa adesso banale, sicuramente non è originale, no? Però la dico perché tanto non mi interessa, cioè la dico perché comunque credo di doverla dire. Se tu arrivi a giocare alla Juve, se tu arrivi a giocare in un club come la Juve, no? Che non è solo la Juve, io ti sto parlando di grandi club che nel percorso calcistico ti rappresentano un punto d'arrivo, perché comunque la Juve, squadre, voglio dire, come quelle, ci sono delle squadre incredibili, no? All'interno delle quali tu arrivi e ti siedi e è come se tu avessi raggiunto un livello di carriera. Tu non mi puoi dire, e lui l'ha detto mille volte, no, perché il mio sogno è giocare in Premier League. Ok, io rispetto le ambizioni di tutti, eccetera, eccetera, però un giocatore che gioca alla Juve, no, all'Inter, all'Atalanta, alla Juve, no? Oppure in altre squadre europee, che mi dice, no, perché io voglio giocare in Premier, preferisco giocare per dire una squadretta di Premier perché voglio andare in Premier League, ho sempre voluto giocare in Premier League. Allora, da questo punto di vista, che ci fai qua? Nel senso, io rispetto le ambizioni di tutti, ma personalmente parlando, se arrivassi in un club grande così, glorioso così, con una struttura così, e non sto parlando solo di noi, ma sto parlando in generale, io non ci penserei neanche a dire no, vuoi andare in Premier, perché tu puoi, cioè, puoi pure andare in Premier, mi devi capire, ma a McKennie, a me non è mai sembrato il tipo di giocatore che volesse essere protagonista qui. Cioè, mi sembra anche che non si sia ambientato, sinceramente. Mi sembra che non abbia avuto modo di ambientarsi. Cioè, io non lo reputo un giocatore da Juve, sinceramente. Se dovesse arrivare un'offerta veramente alta del Barnaut, io mi meraviglio delle persone che
vadano comunque a dire no, non va bene, cioè, teniamolo, ma teniamolo cosa? Ti puoi andare a prendere un qualsiasi tipo di centrocampista che senti in questi giorni, lo puoi prendere se parte McKennie. Cioè, McKennie è un giocatore da cedere. È un giocatore da cedere. Non faccio niente, ripeto, non dico nulla, però è un giocatore da cedere. Non sto dicendo nulla di clamoroso da questo punto di vista, però è palese che si tratti di un giocatore da cedere. Poi, se vogliamo parlare di tatticità, se vogliamo parlare di qualità, se vogliamo parlare di tecnica individuale, se vogliamo parlare di strutture, allora parliamo di tutto questo e io ti dico, McKennie che tipo di elemento è? Per me è la metà classifica, punto. Cioè, ma è sempre stato da metà classifica, non è che è da metà classifica ora, è sempre stato. Quando mai McKennie ti ha dato l'impressione di essere un giocatore da squadra top? Non ha una tecnica clamorosa, non è bravo dal punto di vista fisico, dice, vabbè, comunque ha un fisico importante che ti dà un sub, non è abile dal punto di vista della costruzione, non è nulla, è un giocatore che in mezzo al campo fa, non lo so, fa i disegnini in mezzo al campo, non ha posizione, svaria sul fronte alla ricerca del pallone, ma non ha la capacità tecnica di andare a replicare un comportamento del genere. Cioè, tu puoi pure svariare sul fronte, puoi pure essere un giocatore che dice, vabbè, io svario sul fronte, vado a giocare un po' su tutto l'attacco, sapete, mi ritrovano sulla tre quarti, indietro, vado a giocare sulla fascia in modo tale che mi allargo e faccio entrare i centrocampi. Io posso anche giocare, ma devi avere le qualità per farlo. E lui, secondo me, non ce le ha. Poi, McKennie può essere che rimane alla Juve, può essere che ti fa la stagione più straordinaria della storia dell'umanità. Cioè, può essere che McKennie rimane e fa 30 gol. Capite qual è il discorso? Faccio un esempio. Però, ovviamente, se io ti devo dare un mio parere sul giocatore, tutta sta gente che dice, meno male che abbiamo tenuto McKennie, ma meno male che, raga, ma, cioè, ma che cosa? Ma l'avete dimenticato tutte le partite ridicole che ha giocato, tutti gli errori che ha fatto in campo McKennie? Cioè, mo non facciamo che... Non facciamo, io non ti sto dicendo che è scarso, attenzione, perché poi... ci sta sicuramente qualcuno che mi dice, ma tu hai detto che è scarso. Non ho detto che sia scarso, ho detto che non è da Juve. E lo ridico un'altra e 30, non è da Juve. Cioè, non è da Juve, giocatore da Juve per me, è un'altra cosa. Questo sto cercando di spiegare a più riprese. Che il giocatore da Juve, per quanto mi riguarda, è un'altra cosa. Poi, ognuno la vede a modo suo. Perché poi ci sono anche persone che ti dicono no. Perché tanto McKennie, come si sono diventati altri da Juve, nel senso sono stati migliorati, anche McKennie, ok, ma McKennie, c'è stato fatto pure un lavoro dell'anno e mezzo sopra, perché ci sono giocatori che dopo un anno e mezzo sono migliorati in rosa e lui non è migliorato? Cioè, ve la siete fatti sta domanda su McKennie? Per quale motivo McKennie non è migliorato durante tutta la parte relativa alla... Che ne so, al miglioramento, allo studio, cioè che cosa c'è che McKennie che non va? È che McKennie non va più di questo, cioè questo è un buon giocatore, un buon talento, una buona qualità, tutto quello che ti pare, ma non è un giocatore capace di darti qualcosina in più a quel livello. Poi raga, cavolo, ognuno la pensa a modo suo, te lo voglio ripetere per l'ennesima volta, che poi non vorrei che qualcuno dicesse, perché tu sei contro McKennie, povero McKennie. Cioè, qui non è che stiamo facendo chissà cosa, stiamo semplicemente dicendo le cose come stanno. Fatemi sapere.